Andiamo adesso a conoscere la storia e l'attività di Vito Sereni. Buonasera. Buonasera. Allora, Vito Sereni è un architetto che si occupa di ristrutturazione di locali commerciali e appartamenti. Allora, Vito, sei un architetto, questo, su questo non ci piove. Non ci piove. Allora, raccontaci un po' la tua esperienza in questo ambito. Beh, ho cominciato a progettare interni, anzi i miei studi prevalentemente sono stati di restauro all'università, conosco l'architettura storica, però a Roma è poco usuale di lavorare su in questi campi, soprattutto ristrutturazione è il mio campo, di appartamenti e soprattutto locali commerciali. Nei locali commerciali, perché molto spesso uno non associa la figura dell'architetto alla ristrutturazione locale commerciale. Beh sì, anzi, principalmente l'architetto in un locale commerciale è necessario. Questo sì, ma tu ti occupi proprio anche dell'aspetto della ristrutturazione, no? Beh, lavoro, perché il lavoro di una ristrutturazione commerciale è delicato, è difficile trasferirlo a un'impresa del momento che viene da una gara d'appalto. In genere realizzo chiave in mano, progetto e realizzo quello che progetto, oltre che realizzare progetti di altri, che progettare e far realizzare, però è più semplice progettare e realizzare, e curo l'aspetto totale da un punto di vista commerciale, dall'autorizzazione che deriva dalla natura del locale, dai cambi di destinazione d'uso che necessitano, e poi alla realizzazione dell'interno. Ti occupi poi anche di appartamenti o quella è, diciamo, un'attività secondaria? Anche appartamenti, dipende certo dal momento, se l'appartamento è importante perché comunque richiede una conoscenza specifica della persona che deve ristrutturare. Però anche nel commerciale bisogna conoscere anche un po' l'attività, no? Che si va... L'attività, io prevalentemente mi sono occupato in passato di abbigliamento. Ho fatto vari negozi di abbigliamento, sì. Scarpe, negozi di apparecchi acustici, soprattutto ultimamente molti ambulatori dentistici, autorizzato in tutta Italia, abbiamo girato tutta l'Italia per fare queste cose qui, e seguo principalmente l'espansione di queste società, mentre gli appartamenti devi conoscere certo l'attività, ovvio, chiaro, le prescrizioni normative, tecniche che servono per avere le autorizzazioni di questa attività, anche locali, ristorazione, somministrazione, queste cose qui vanno conosciuti, vanno verificati urbanisticamente se adatti, idonei, dopodiché si fa la progettazione, quindi da una prima progettazione di massima si passa a una progettazione esecutiva, sono passi che sono abbastanza complessi. Che neanche il committente a volte conosce, per cui per questo motivo che più semplicemente li raggruppo in questa visione, anche nel seguire il lavoro è molto più pratico per me. Benissimo, allora tu lavori a Roma, su Roma? Lavoro su Roma e dicevo... Sì, poi nel caso... Come hai fatto prima l'esempio sugli studi dentistici, quello ti porta anche Io ho lavorato fuori, ho lavorato in Sardegna, ho lavorato in Liguria, in Puglia, adesso sto facendo un locale in Puglia, come locale commerciale. Seguo l'espansione della società con cui ho contatto, diciamo. Certo, certo. Vito Sereni Architetture Lab, scritto Architetture Lab. Questa è la pagina Facebook, andate a cliccare un mi piace. Lo studio di Vito si trova a via Valsugana 54. Che dire, Vito? Ti ringrazio. Ringrazio Vito Sereni. Grazie. Grazie. E questa è By Night Roma, Radio 104.5.